odia, giusto? Per la presentazione. Sì, sì, sì. Sì, sì, se sì, noi le vedremo qui e Sì. No, qua. Mi ah, ha <ride> no, fatto molto bene. Hanno una regia di là, proprio la fondazione, tipo quasi televisiva. Sì. E anche al microfono. Anche mio. Lo sa, aprimi dai, in qualunque momento. Possiamo iniziare. Quindi chiedo di prendere posto anche alle persone che vedo ancora laggiù. Siamo anche in diretta sui social della Lilt e quindi diamo il buongiorno anche a coloro che ci seguono eh, online eh, via streaming. Benvenuti, benvenuti a questo evento della Lilt ehm, in occasione della giornata mondiale senza tabacco che come sapete si celebra poi il 31 maggio, mercoledì prossimo. E che è sempre l'occasione per fare un po' il punto della situazione e anche per ribadire con forza la necessità della lotta al tabagismo. È con grandissimo piacere e siamo onorati di avere qui il presidente della LILT nazionale, Francesco Schittulli, che poi prenderà la parola. Di avere sempre con noi il nostro presidente della LILT Milano Monza Brianza, Marco Aloisio. Ritroviamo con grande piacere Riccardo Grassi e Silvano Gallus che presenteranno eh, rispettivamente un'importante petizione per creare la prima generazione senza fumo. Un'indagine sulle abitudini dei fumatori in Lombardia. Eh, purtroppo vi anticipo che non ci siamo spostati di molto rispetto a un anno fa, quando eravamo in Piazza Affari no? a presentare con una campagna molto irriverente davanti all'opera di, di Catelan, eh, una campagna molto forte, ma è evidente che per chi fuma. Eh, L'opera di dissuasione è davvero molto molto faticosa. Eh, io direi che possiamo cominciare assolutamente senza indugi con il presidente elite Francesco Schettulli che si accomoda al leggio. Grazie, buongiorno a tutti. Io cercherò di fare una panoramica sulla situazione del tabagismo anche perché potrebbe sembrare quasi ripetitiva questa considerazione, però la ripetitività, come diceva il professor Bruno Salvadori, serve a meglio comprendere la problematica e la problematica del tabagismo è presente su tutto il pianeta. Abbiamo, come potete registrare e vedere, oltre 8 milioni di decessi a causa del tabacco nel mondo, con 1 milione e 200 mila decessi di persone non fumatori. Eh, questo la dice lunga sulla nocività del fumo passivo. E abbiamo circa un miliardo e mezzo di persone nel mondo che fumano. Questo miliardo e mezzo è sottostimato perché non abbiamo i dati di alcuni paesi, anzi di alcuni continenti. Voi immaginate su 8 miliardi della popolazione mondiale eh, già un miliardo e mezzo rappresenterebbe un forte impatto. Ma questo è a livello mondiale. A livello europeo, invece, il 20% di tutti i tumori è causato dal fumo, quindi un, un quinto delle patologie neoplastiche. Circa la metà dei fumatori muore prematuramente, cioè 14 anni prima. Questi sono dati che, da un lato, possono destare allarmismo, ma rappresentano la realtà realtà che è andata scemando nel corso di questi ultimi vent'anni. Un quarto della popolazione europea è da scriversi tra i fumatori e la maggioranza sono tra i giovani che stanno aumentando, soprattutto in particolare le ragazze. Vi è una differenziazione quasi geocancerologica di questa problematica perché per esempio nei paesi scandinavi non vi è attitudine al fumo come invece vi è, la registriamo in Grecia, in Bulgaria, in Ungheria e questi sono paesi dell'Unione Europea. Ora noi dobbiamo porci un obiettivo, raggiungere una generazione senza fumo che è stato detto, vi si ha la sentirete esporre meglio, eh, che dovrebbe partire dal 2030, ma in questi sette anni noi dobbiamo attivarci perché questa possa poi davvero realizzarsi. E veniamo al nostro paese, in Italia. Le vittime della sigaretta sono state calcolate in 93.000 italiani che muoiono ogni anno dovuto per cause legate al fumo, quindi malattie cardiorespiratorie e malattie cancerogene, il cancro, che registra una percentuale che riguarda 43.000 italiani. Un quarto degli italiani, quindi circa il 25% degli italiani fuma ancora oggi. Abbiamo registrato però negli ultimi anni, a partire dall'ultimo quinquennio, un incremento dei prodotti a tabacco riscaldato, sigarette elettroniche, rispetto anche all'uso e al consumo di eh, sigarette Confezionate, tradizionali. Quello che deve interessarci e sul quale dovremmo impegnarci, proprio in prospettiva della nuova generazione, è quello di aprire uno squarcio nei confronti dei ragazzi, dei giovani. Perché uno studente su quattro fuma. E uno studente su quattro tra i 13 e i 15 anni. Quindi, questa la dice lunga sull'approccio che dovremmo cercare di avere con i nostri ragazzi. Eh, questi hanno iniziato a, a fumare, eh, soprattutto anche qui eh, vi è una eh, intensa progressione da parte delle ragazze rispetto ai ragazzi. Eh, anche qui nel nostro paese esisterebbe una sorta di geocancerologia legata al tabagismo. In Calabria... Si fuma molto di più rispetto, per esempio, alla provincia autonoma di Trento. Questo dovrebbe farci riflettere anche sulle strategie da adottare. La metà dei fumatori di sigaretta è a rischio di dipendenza, parliamo del 51%. Il 30% invece dei giovani fumatori dichiara però di voler smettere di fumare. E qui dobbiamo giocarci la partita, cioè tutto sarà concentrato da parte della Lega Italiana per la lotta contro i tumori sul rapporto che andremo a instaurare con i ragazzi. Dobbiamo cioè adottare delle politiche attive, dobbiamo investire in salute, non in malattia. Investire in salute significa non soltanto garantire una più lunga vita di anni, ma anche una qualità di vita migliore. E questo dobbiamo cercare noi di farlo comprendere, di saperci rapportare con i, i ragazzi. Partendo però dal mondo scolastico, ma non dal mondo scolastico delle, delle scuole primarie, addirittura dalle scuole d'infanzia, dalle scuole materne. Perché se io al bambino, alla bambina di 2, 3 anni, 4 anni che frequenta la scuola materna. Eh, dico io insegnante, io supportato anche dai volontari della LILT, dico eh, guarda, mi raccomando, quando ritorni a casa se la mamma o il papà stanno fumando e smettono di fumare e posano la sigaretta, tu non dargli bacio. Anzi, devi dire io oggi non ti bacio perché tu stai fumando e non vuoi bene né a me né a te stessa. Diventa una forma educativa indiretta per noi adulti. Ma quel bambino, quella bambina difficilmente nel corso della sua vita andrà ad assumere questa cattiva abitudine che è legata al fumo di sigaretta. Vi è una raccomandazione da parte dell'Unione Europea per quanto riguarda gli screening, gli screening. Voi siete una regione in un certo senso fortunata. Voi pensate invece agli screening del sud. Vi è un gap non da poco. Eppure l'Europa ci invita non soltanto ad eseguire lo screening per il seno, per il colon retto e per la cervice uterina, ma allargato anche alla prostata e ai polmoni. Eppure questa iniziativa parte da Umberto Veronesi, eh, quando io come ultimo eh, dei, suoi, dei suoi allievi, dei suoi collaboratori, quando Umberto, eh, che ha avuto sempre un rapporto eh, più che eh, empatico, fattivo con la Lilt, io non posso dimenticare quando divenne fu nominato ministro della salute, eh, Umberto Veronesi eh, non raddoppiò, non triplicò, ma quadruplicò il contributo del governo alla, alla Lilt. Però mi diede delle direttive ben precise, devi puntare tutto sulla prevenzione. Ed eravamo gli unici a parlare di prevenzione. Ora ci fa piacere che anche gli altri parlano di prevenzione, pur non avendo mai eh, in precedenza, evidentemente, tranne esaurito, le, 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 il loro impegno in altri settori e parlano di prevenzione, ma ben venga la alla prevenzione allargata da, da tutti. Noi come eli che possiamo fare? Intanto dobbiamo cercare di aprire, cosa che abbiamo già portato avanti, un colloquio eh, iniziale con eh, i fumatori. Eh, noi abbiamo un call center, abbiamo una linea verde dedicata a tanto a livello nazionale. Proponiamo la dissatisfazione dal fumo per i eh, fumatori e, come diceva Umberto, quando iniziamo questo alla fine del, del secolo scorso a portare avanti un, un discorso che riguardava i grandi fumatori, cioè chi fumava oltre 20 sigarette al giorno da oltre 20 anni, indurli ad effettuare un attacco spirale per consentire di scoprire un tumore in fase iniziale, un tumore in fase iniziale anche a livello polmonare ha un grado di aggressività, un indice di malignità molto basso. Il processo di metastatizzazione che possa diffondersi in altri organi o apparati è pressoché nullo. Qui abbiamo un maestro della chirurgia toraco polmonare, Marco Aloisio, che vi potrà dire come sono aumentate eh, le guaribilità da cancro al polmone in maniera consistente, considerevole, realisticamente apprezzabile. Ecco, questo è quello che la LILT si propone nel prossimo futuro. Ecco perché guardiamo di buon occhio la proposta formulata anche dal ministro Schillaci eh, sulla estensione del divieto di fumo. La lotta al fumo partì con Umberto Veronesi, ebbe l'idea Umberto Veronesi, poi Sirchia nel 2003, 20 anni fa, istituì la legge. Quella legge poi è stata un po' eh, non accompagnata nel suo percorso eh, pratico, evolutivo. Eh, e oggi registriamo quasi una retrocessione soprattutto determinata dal covid perché il, eh, le tabaccherie erano gli unici esercizi aperti sempre se non sbaglio per quei tre anni, chissà perché e durante quei tre anni sempre del covid eh, le persone stando in casa non soltanto diventavano più sedentari e quindi con un aumento anche dei criteri Legati all'obesità, all'alimentazione, all'errata alimentazione, ma anche al fumo, e si fumava di più. E ne, stiamo, e ne pagheremo nel prossimo futuro le eh, conseguenze. Dopo Ver Sirchia c'è stata anche la Lorenzin, che almeno nei luoghi, eh, non soltanto ospedali, ma soprattutto scolastici, eh, vietava il fumo, ma questo non è stato rispettato. Quindi non abbiamo il rispetto di queste eh, situazioni. Allora, le proposte che mi permetto di sottoporre alla vostra attenzione, ma approfittando del, eh, della registrazione, vorrei tanto che pervenisse anche al Ministro dell'Istruzione, al quale ho chiesto un incontro, proprio per affrontare questa problematica, perché non è una problematica che riguarda solo e soltanto il Ministero della Salute. Che è sensibile e ha mostrato la sua sensibilità di fronte a questa problematica. Ma il Ministero dell'Istruzione. Io sono convinto che il Ministro riceverà la LILT per questo progetto. Un progetto che peraltro noi stiamo portando avanti da diversi anni, che è il progetto Guadagnare Salute, che ha come epicentro eh, Reggio Emilia, ma che vede il coinvolgimento di, eh, della maggioranza assoluta delle associazioni provinciali. Milano in testa. Ecco, eh, noi dobbiamo cercare di entrare nelle scuole, di saper entrare nelle scuole, non attraverso soltanto eh, delle manifestazioni, degli eventi limitati ad hoc, ma con una continuità. Dobbiamo saper martellare le scuole. Eh, il Ministero della Salute è fondamentale. Io ebbi un primo rapporto con il Ministero della Salute con il Ministro Beppe Fioroni nel 2006 e. Eh, Beppe eh, Il ministro Fioroni capì l'importanza di eliminare dalle scuole le macchinette distributrici di, eh, di merendine e di eh, bevande e io gli chiesi di sostituirle con frutta certificata, frutta fresca certificata da inserire. Ci fu una battaglia molto forte mh, che avevamo in al Ministero dell'Istruzione, poi alla fine si cercò un compromesso, però al di là del compromesso c'è oggi la libertà da parte delle, dei direttori, dei dirigenti delle scuole di poter o meno eh, eseguire o accedere tanto. Noi dobbiamo cercare di far intendere ai dirigenti come sia importante anche la problematica legata al, al tabacco. Io mi devo congratulare poi con gli amici delle associazioni provinciali della Lombardia tutte e eh, con eh, la coordinatrice eh, regionale Ilaria Malvezzi e il presidente dell'ILT della non vogliono chiamarla associazione eh, metropolitana invece sono associazione metropolitana eh, LILT Milano, Milano Beanza quindi su questo the, lo chiederò magari alla al direttore generale che non vedo ma al quale rivolgo anche gli auguri per questo suo nuovo incarico come, come hai visto la LIT porta fortuna a chi si avvicina alla LIT eh? eh, ora io ringrazio loro soprattutto per questo progetto pilota che ci presenteranno e per questo noi siamo venuti come consiglieri tutti compreso la presidente del collegio dei revisori siamo venuti qui perché subito dopo terremo il Consiglio Direttivo Nazionale. Ma al di là di tanto, è per testimoniare eh, la nostra, il nostro anche eh, non solo entusiasmo nei vostri confronti, ma eh, cercare di conoscere quale possa essere questo vostro progetto in maniera tale da poterlo far diventare progetto pilota da estendere su tutto il Paese. Noi dobbiamo adottare delle linee strategiche per la lotta al tabagismo. Soprattutto attenzionando quel 70% dei fumatori che chiedono, che sono disposti a smettere di fumare, è una battaglia grossa da fare, ma noi la porteremo avanti. E alla fine, arrivando al 2030, cercheremo di contribuire a creare una generazione, non soltanto no smoking, ma anche no cancer. Grazie. Grazie. Grazie al Presidente della Ligna Nazionale Francesco Schittulli, eh, tantissimi numeri ci ha dato il Presidente, a proposito di future generazioni senza fumo, della prima generazione senza fumo vorrei già eh, chiedere un applauso per i ragazzi dell'Istituto Superiore ai Vivi Sversari di Cesano Maderno che saranno più tardi protagonisti. Eh, di questo nostro evento. Allora, Tanti numeri. Ehm, un appello al Ministro Valditara che speriamo che il ministro vorrà accogliere, visto che siamo appunto in diretta con questo evento eh, dalla Fondazione Feltrinelli. E, mh, a questo punto la parola invece al presidente LILT Milano Monza Brianza Marco Loisio. Che ci, anche lei vuole accomodarsi? <ride> Grazie Daniela, sempre con noi, molto preparata, molto, molto presente sempre. Grazie Francesco Schittulli per quello che ha detto, lui ha già ringraziato gli onori di casa, dovevo farli io, ringraziando lui, tutto il Consiglio Direttivo Nazionale, Ente Pubblico, tutta la Lombardia, grazie ai presidenti della Lombardia che con noi fanno ottima rete. Ringrazio tutti i ragazzi, credo che poi ci vedremo anche all'Agenti 00 Sigarette, presumo. Adesso non so esattamente quando, ma credo il 31 maggio. Ringrazio ovviamente tutti i presenti. Eh, il video che verrà presentato, che i ragazzi forse definitivo non l'hanno ancora visto, parla di Lessons from the Future, cioè parla di giovani parla di lezioni e parla di futuro. Allora, le lezioni eh, le conosciamo, quelle che sono le lezioni sul fumo, perché è la prima causa di morte evitabile nel mondo occidentale. Questo è un ritornello, ma è molto importante che lo si dica. Il numero dei fumatori rimane standard nel tempo, perché varia dai 10 agli 11 milioni. Certi dati allarmistici li andati nel periodo Covid a più 800.000, per cui tanto tanto non stiamo facendo. Centri antifumo, molto lodevoli, circa 400 in Italia, annessi o meno ai cancer center, agli istituti tumori della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Circa 400 in diminuzione, con o meno la citisina piuttosto che la vareniclina e comunque cosa hanno ottenuto una sospensione del fumo del 20% delle persone, per cui anche qui non ci siamo. Adesso io non voglio spoilerare quello che dirà Silvano Gallus, che è una voce attendibilissima, però e neanche quello che dirà Grassi che è SVM sulla ricerca epidemiologica. Però il fatto che i ragazzi, dico solo questo. Sette su dieci accettino volentieri anche i divieti, e l'aumento del costo delle sigarette la dice lunga sul fatto che probabilmente è verso questo che noi dobbiamo andare. Per cui queste sono le lezioni, i giovani ci sono, perché è a loro che dobbiamo rivolgerci. In questo momento si comincia a fumare sotto i 14 anni, e questo secondo me è proprio incredibilmente sbagliato. Per cui lezione, giovani, futuro. Il futuro secondo me è, come dirà Gallus, aumentare i divieti. Già Svezia e Nuova Zelanda sono su questo progetto, dobbiamo salire anche noi su questo progetto, cioè evitare la vendita e il consumo di tabacco alle generazioni del 2010 per avere finalmente una generazione e una nazione senza tabacco. Per cui, io lascio la parola alla moderatrice che presenterà i relatori con le loro interessantissime relazioni. Grazie. Grazie. Grazie Presidente Marco Loisio. Mi perdonerete per questa eh, diciamo, mh, modalità di, di presentazione molto asciutta, senza fronzoli, eh, ma preferisco lasciare appunto la parola a chi ha molte cose da dire senza, appunto, spoilerare, come diceva il Presidente, perché noi abbiamo naturalmente alcune delle, delle notizie che vi verranno date, ma preferisco lasciare appunto la parola ai nostri relatori, come è giusto che sia. E alla SVG l'ILT ha affidato anche quest'anno l'indagine sulle abitudini dei fumatori in Lombardia. Quindi Riccardo Grassi, che di SVG è eh, ricercatore, prego, ci illustrerà eh, questa ricerca, i risultati e mi incuriosisce particolarmente il focus sul perché le giovani generazioni si avvicinano al fumo, cosa li incuriosisce, come mai ancora il fumo, anche con nuove modalità, ha questo appeal rispetto ai giovani che pure sono salutisti, pure combattono per il clima, pure sono attivisti rispetto a molte emergenze climatiche, ma forse non sempre sono consapevoli del fatto che anche il fumo contribuisce a uh, peggiorare il nostro ambiente. Prego. Grazie, grazie dell'invito. Io non vi porterò via molto tempo per concentrarmi su quelli che sono i dati più interessanti dell'indagine che abbiamo fatto. Abbiamo intervistato quasi 1500 fumatori lombardi di tutte le province, di tutte le età, eh, per capire un po' come, evolve, eh, il, i modelli, come evolvono i modelli di consumo del fumo e capire un po' cosa, quali sono le vie per contrastare, per arrivare ad una generazione eh, smoke free. Eh, al di là dei dati tecnici sul campione... Eh, chi sono oggi i fumatori lombardi? Beh, innanzitutto il eh, dato che vedete alle mie spalle fa il confronto tra le indagini dello scorso anno e le indagini di quest'anno. Non ci sono molti cambiamenti, ci mancherebbe. Eh, questi non sono fenomeni che cambiano con uno schiocco di dita. Ma ci sono alcune indicazioni interessanti. Ad esempio, eh, diminuisce di 4 punti percentuale eh, la quota di chi fuma solo sigarette tradizionali. E aumenta in maniera corrispondente la quota di chi utilizza o solo strumenti digitali o solo o in maniera mista sia le sigarette tradizionali che gli strumenti digitali più in generale, eh, il dato che eh, qua è molto piccolo, ma ve lo racconto: poi sarà mh, più facile anche da vedere, vedete che il fumo è ancora prevalentemente fumo di sigaretta, mh? quindi con tutto il portato che questo fumo di sigaretta ha. Uh, Quest'anno uh, abbiamo però provato a misurare anche eh, alcuni fenomeni nuovi, eh, in particolare i dispositivi di svapo usa e getta e eh, anche mh, tutto quello che gira attorno al mondo dei narghilè, per intenderci, e con dati abbastanza sorprendenti, perché quei dispositivi usa e getta. Sono stati almeno una volta provati da quasi il 20% dei fumatori lombardi. Quindi, considerando anche che sono sul mercato da un tempo decisamente limitato, eh, danno un'idea della capacità di penetrazione che hanno avuto questi strumenti. Eh, più in generale, questo, questi due fenomeni ci aiutano a comprendere eh, un aspetto importante, che è proprio come sta cambiando il sistema come sta cambiando l'approccio al fumo. Prima di questo però una consapevolezza. Sappiamo tutti che il fumo fa male. Bene, i nostri dati che abbiamo raccolto, che eh, sono dati di opinione, eh, quindi non sono eh, certificati da un punto di vista econometrico, però ci fanno dire che nel percepito dei fumatori lombardi, un mese del loro stipendio all'anno viene consumato per prodotti legati al fumo. In fumo, cioè, proprio 1400 euro in fumo equivalgono a una piccola vacanza, anche neanche tanto piccola. Eh, questo è un elemento importante su cui, eh, su cui far ragionare le persone. Eh, perché il fumo fa parte di quelle cose che sembra di non consumare molto, perché ho preso un pacchetto di sigarette, ho preso una ricarica, ma nel momento in cui essendo un comportamento continuativo, tu vai a sommare tutte queste spese, ti rendi conto dell'effetto che ha. Mm. Ovviamente un comportamento che mh, pesa soprattutto sul, dal punto di vista delle sigarette, molto anche sui dispositivi a tabacco riscaldato, più in generale poi ci sono delle differenze a livello provinciale abbastanza interessanti. Però oh, l'altra questione eh, importante è proprio che c'è una grande ehm, dispersione, nel senso che eh, i, molti fumatori fumano tante cose diverse, in momenti diversi, eh, per motivi diversi. E allora anche qua non è solo un tema di dipendenza dalla sigaretta o dallo svapatore o dalla nicotina, ma è proprio... Un importante riuscire a capire come entrare nei meccanismi che ti portano a decidere e poi a perseverare con le abitudini di fumo. Anche qua eh, i dati che abbiamo raccolto cosa ci dicono? Che un fumatore su tre in Lombardia inizia a fumare sotto i 16 anni. Ok? Dati che ci ha raccontato anche il Presidente. Però attenzione, perché c'è una quota non irrisoria che inizia a fumare sopra i 40. Questi non, non li considera mai nessuno, eh? ma eh, rappresentano un target particolarmente interessante, e poi ci torneremo. Eh, per 8 fumatori su 10, eh, il fumo è, è nato come un'esperienza tra gli amici, e soprattutto tra i più giovani c'è un tema di curiosità come leva prevalente. Anche qua un aspetto che. Mi sembra interessante mettere in rilievo. Le generazioni over 50 si avvicinavano al fumo sì per curiosità, ma molto spesso perché rappresenta, eh, rappresentava uno status, un modo per sentirsi grandi, mh? un modo per eh, mh, emanciparsi da un certo punto di vista. Eh, questo avviene molto meno tra le, no tra le nuove generazioni. La curiosità è la grande molla. Ma questo comporta la necessità di un grande cambiamento nelle logiche di prevenzione, perché un conto è se io scelgo, vedo nel fumo uno strumento per essere grande, io ti posso dire guarda che non serve il fumo per essere grande. Altra cosa è se c'è un tema di curiosità, perché la curiosità è molto più eterodiretta, perché tutti i nuovi dispositivi che escono diventano elementi che stimolano ulteriormente la curiosità. E quindi il rischio qual è? Che anche quei dispositivi che erano stati indicati come strumento che avrebbero aiutato a smettere di fumare, in realtà oggi perpetuano un nuovo modello di avvicinamento al fumo legato proprio alla curiosità. E quanto più ce n'è uno nuovo, quanto più è diventa interessante. Allora io credo che questo sia un, un elemento oh, a cui prestare grande attenzione nelle logiche di prevenzione. Ancora pochi, pochi dati. Eh, cosa rappresenta il fumo per i fumatori lombardi? Vabbè, per il 40% è un modo per rilassarsi, un antistress, va bene, per il 26% un piacere. In un'epoca clamorosamente edonistica come la nostra, solo un fumatore su quattro ha piacere di fumare. Io già anche su questo farei un bel ragionamento, ma se non ti dà piacere. A parte ci sono molte altre cose che possono dare più piacere. Ma se non ti dà piacere neanche, eh, sei schiavo di un'abitudine? Mm? Con tutto quello che si può fare per rilassarsi? Fumo di sigaretta? Vedete che ci sono tutta una serie di molle, eh, di, di leve interessanti per lanciarsi eh, nel, nel tema della, della prevenzione. Addirittura il 29% viene ad affermare che è una dipendenza quindi riconosce una sua dipendenza. E quando chiediamo, ma avete provato a smettere di fumare? Due su tre dicono sì, ma stanno fumando ancora. Allora, anche qua, è, è importante riuscire a muoverci sui momenti giusti per aiutare le persone a smettere di fumare. E anche qua la prevenzione eh, viene chiamata in causa, perché non si può fare la prevenzione a tutte le età della vita nello stesso modo. Se tra i ragazzi più giovani che sono qua ben numerosi e, e ce lo possono raccontare meglio di come posso raccontarlo io, eh, bisogna parlare in un, certo, un, un certo modo eh, ragionando sugli effetti del fumo, sul fatto che forse non è una cosa così, così bella, così da moda, così si può essere, si può emergere per ben altri motivi. Sugli adulti la cosa è diversa. Sugli adulti, e diventa un comportamento che non solo è strutturato ma che il tentativo di smettere ti ha già portato di fronte a dei fallimenti perché non ci sei riuscito e allora l'approccio deve essere completamente diverso e allora qua si può entrare in maniera molto interessante in quei turning point della vita che ti dicono ok questa è un'occasione buona per smettere e eh, uno, uno dei, dei dati eh, molto evidenti è che c'è desiderio di smettere. Il 60% delle persone che abbiamo intervistato, dei fumatori che abbiamo intervistato, dice ma io vorrei smettere perché lo so che mi fa male, anche per risparmiare, ma soprattutto perché so che mi fa male. Quindi c'è un terreno che non riguarda tutti, ovviamente, e che non riguarda tutti allo stesso modo. Allora davvero diventa importantissimo riuscire a costruire dei percorsi continuativi nel tempo che permettano di individuare il momento giusto per dirti la cosa giusta. Eh, sappiamo benissimo, ad esempio, che chi diventa genitore mh, ha uno un shift fortissimo della sua vita. Quello è un momento straordinario in cui se si ha l'occasione di dire ok, stai cambiando tutto nella tua vita, metti via questa cosa. E ad esempio su questo tema anche le imprese possono fare molto. Io so che Lilt lavora tanto con le imprese, eh, premia le imprese più virtuose. E, e, le imprese emergono nella nostra indagine come uno dei soggetti che può fare tanto nella prevenzione. Non solo per fare le campagne, ma probabilmente proprio perché può costruire un processo di vicinanza capace di dire la cosa giusta al momento giusto. Quali strategie per contrastare il fumo? E qua i, i dati sono chiari, eh? un po' sono stati spoilerati, ma non è che c'è molto da spoilerare, non è che abbiamo inventato l'acqua calda. Al primo posto, divieto di fumo in tutti gli spazi pubblici, anche all'aperto. Secondo, drastico aumento dei prezzi. Al terzo c'è quel 25% che dice io voglio fumare e voglio ammazzarmi con le sigarette. Questo è un po' difficile affrontarli. Però cosa ci possiamo fare? Eh? siamo in un paese democratico ma è il 25% il 75% dei fumatori non ci ha detto questo poi che cosa succede che nel momento in cui diciamo ok ma nel momento in cui abbiamo il divieto di fumo su tutto il territorio che cosa fai? Eh, 40% dice beh io un po' di nascosto continuo a fumare eh? ma un 60% dice se c'è il divieto è più difficile, perché mi sento guardato, perché, mi, perché è più difficile. Poi io lo so che non sarà il 60% che smette di fumare per un divieto, ma forse anche il 20% eh, abbiamo fatto una grande opera. E se aumentiamo il prezzo delle sigarette, ad esempio, se lo raddoppiassimo, raddoppiare il prezzo delle sigarette vuol dire mantenerlo molto al di sotto di quello che avviene in molti paesi. Uh, a livello internazionale bene se raddoppiasse il, uh, il prezzo delle sigarette solo il 12% dei nostri intervistati solo il 12% vuol dire 88% cambierebbe le abitudini non tutti smetterebbero di fumare ma cambierebbero le abitudini anche qua generazione smoke free è un bel passo avanti ma aiutiamo anche quelli che non ce la fanno e che magari in questo modo riescono a ridurre eh, la, loro, la loro dipendenza da fumo. Che dipendenza è? Eh, bisogna, è una dipendenza e per questo si fa così tanta fatica. Abbiamo anche chiesto nel nostro sondaggio, ma eh, cosa ne pensate di quello che stanno facendo in Nuova Zelanda, che è poi in, in fondo il progetto che si vuole anche portare avanti? E qua le risposte sono interessanti. Qua vi ho messo, eh, quelle secondo me più, più interessanti in un, nel nostro dibattito. Diciamo che in Nuova Zelanda eh, hanno vietato il fumo a tutti coloro che sono nati dal 1 gennaio del 2009. Esattamente. Questo è un po' il concetto. Esattamente. Allora mi detto, ma quindi se lo facessimo in Italia che cosa succederebbe? Beh, innanzitutto quasi la metà dei nostri intervistati dice, beh, dovremmo proprio farlo. Ok? Poi c'è un 30% che è un po' incerto, ma la metà dei nostri intervistati, dei nostri intervistati che sono fumatori, ricordo, che sono fumatori, dice dovremmo farlo. Perché? Perché è un modo attraverso il quale le generazioni adulte mostrano di prendersi cura delle nuove generazioni. Okay. Non è solo una questione di salute, è anche proprio una questione di sapersi prendere cura delle nuove generazioni. Eh, la ricerca ha tanti altri dati, ma avrei avuto bisogno di quelle 3-4 ore e credo che non, non, non interessino a nessuno, ma so che saranno resi poi disponibili dall'ILT. Credo che quest'anno ci abbia dato una serie di elementi molto interessanti su cui riflettere, eh, che al di là della stabilità numerica eh, dei fumatori, eh, ci mostrano un costante cambiamento di alcuni processi che vanno monitorati, perché se la prevenzione è qualcosa di fondamentale, la prevenzione è qualcosa di vivo e di dinamico, che deve cambiare così come cambiano le persone. Grazie, buona Resti giornata. Un lì. Resti un attimo lì. Ci sono tantissimi spunti a cui vorrei agganciarmi, ma il tempo è quello che è, magari lo facciamo in chiusura se rimarrà del tempo, temo di no. Mi incuriosisce se lo ricorda, ma credo di sì, eh, come è stata posta la domanda sul piacere della sigaretta, perché non ci credo molto a questa risposta non mi piace fumare. Forse perché non ho mai fumato, mi, mi risulta veramente molto complicato pensare è soltanto un vizio no, compulsivo, no, la un gesto compulsivo. Era, perché eh, fumare se non ti piace la fumare? La domanda era cosa <ride> rappresenta per lei il fumo? Con una modalità di risposte tra cui scegliere. Tra queste modalità c'era un piacere. Il fatto che solo una persona su quattro l'abbia identificata come un piacere non vuol dire che non è un piacere, ma che per tre persone su quattro il piacere non è l'elemento centrale del fumo, e, e questo è un elemento importante no? perché ci aiuta a dire, ok, non è che sono ma tutti masochisti che fumano una cosa che gli fa schifo, dopodiché molto ci sarebbe da dire sui fumatori che quando vanno in un locale e c'è un'altra persona che fuma dicono mamma mia che fastidio questa sigaretta. Eh, perché questo c'è, l'abbiamo sperimentato sulla, sulla nostra pelle. Però il tema del piacere è che non è il piacere il driver fondamentale, non è quello che, che lega fondamentale, c'è un tema di dipendenza che è molto evidente. Poi le persone dicono eh, è l'abitudine, no, non è l'abitudine, è la dipendenza. Anche questo sarebbe bello spiegarlo. No? Perché uno dice: è eh, l'abitudine? L'ho sempre fatto. No, questa abitudine ce l'hai perché la nicotina ti fa diventare dipendente e perché se non la prendi eh, ti manca. Non è un'abitudine. Quindi su questo c'è ancora molto da fare. Grazie, sì. grazie a Riccardo Grassi di SVG. Silvano Gaglius, capo dipartimento ricerca, ambiente e salute dell'istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che ritroviamo con grandissimo piacere anche perché ci presenta nel panorama europeo, tra l'altro. Questa petizione per creare appunto la prima generazione smoke free, quindi una petizione che fin d'ora invitiamo a firmare a tutti i maggiorenni, quindi anche tra i ragazzi dell'istituto se c'è qualcuno di quinta, non lo so, che è già maggiorenne, altrimenti eh, diffondete il verbo in famiglia, insomma sentiamo di che cosa si tratta. A sì. lei. Prima di presentarvi la, questa iniziativa dei cittadini europei vi parlerò un attimo del, di co, dove si trova l'Italia all'interno del panorama europeo per quanto riguarda le strategie di intervento a livello governativo che vengono svolte per ridurre il tabacco, per, quindi per il contrastare il tabagismo. In questa eh, slide vi mostro la, la Tobacco Control Scale. Questa è una scala che misura da 0 a 100 il livello di adozione delle più importanti strategie per controllare il tabacco. Quali sono queste strategie? Che non lo diciamo noi, ma è l'Organizzazione Mondiale della Sanità che suggerisce e raccomanda, sono un aumento dei prezzi delle sigarette tramite un aumento della tassazione, cosa che abbiamo visto anche nel, nella molto interessante indagine appena, che ci è stata appena presentata e questa è, sappiamo che è la strategia più importante che abbiamo, il, la, 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 lo strumento più importante che abbiamo per ridurre i consumi. E, del, del, del fumo di, di tabacco poi ci sono le restrizioni eh, nei luoghi pubblici la legge Sirchia che conosciamo molto bene poi ci sono eh, le campagne informative, quindi il finanziamento di campagne informative pubbliche poi abbiamo i divieti di promozione di pubblicità eh, per il tabacco e poi abbiamo anche le, le raccomandazioni e le avvertenze sui pacchetti di sigarette e infine gli accessi ai trattamenti per smettere di fumare. Queste sono le strategie più importanti. Bene, vediamo l'Italia dove si colloca. Qua adesso non so se c'è il pointer, provo a vedere. Sì. L'Italia si trova qua, ok, non si vede molto bene ovviamente questa tabella, però possiamo vedere che si trova più o meno a metà classifica. Uno dice beh insomma, metà classifica non è male, ma se andiamo a vedere l'Italia è molto distante, con 52 punti, è molto distante dai primi. I primi invece sono sopra i 70 punti, non sono dei paesi eh, strani, sono l'Inghilterra e la Francia che, eh, e noi ci dobbiamo confrontare con questi paesi. Dopo vediamo meglio in dettaglio. Invece siamo abbastanza vicini a quelli che sono gli ultimi, eh, come la Polonia. O la Germania, perché non siamo così distanti da loro. Ma andiamo a vedere strategia per strategia che cosa succede confrontando l'Italia con gli altri paesi, ho considerato qua tutti i paesi più popolosi dell'Europa. Del, Possiamo vedere che l'Italia non è messa benissimo ed è eh, in una posizione migliore soltanto della Polonia e della Germania. Ma andiamo a vedere. Il prezzo eh, delle sigarette, come siamo messi in Italia? Forse non tutti sanno che in Italia, rispetto a, a moltissimi paesi, il prezzo delle sigarette è ancora molto basso. Pensate che in Italia un pacchetto di marboro costa 6 euro, quando in Francia che è qua di fianco, costa 11 euro oggi un pacchetto di marboro. In Inghilterra costa anche molto di più e se anche aggiustiamo per prodotto interno lordo pro capite, il, il prezzo delle sigarette italiane è molto più basso rispetto al prezzo delle sigarette in molti altri paesi. Noi sappiamo che aumentando la, il prezzo delle sigarette tramite un, un aumento delle accise, otteniamo una riduzione eh, dei consumi, una riduzione della prevalenza del fumo e una riduzione dell'iniziazione al fumo eh, da parte dei più giovani, invece otteniamo un aumento non soltanto della cessazione, ma anche delle entrate fiscali. E questo qua, per l'amor di Dio, ci, ci, ci importa, ci interessa e vogliamo anche aumentare le entrate fiscali grazie al tabacco, perché con queste entrate fiscali magari si può fare qualcosa eh, proprio per aiutare i pazienti, eh, per investire in ricerca, per esempio. Eh, questa scala della tobacco control scale è molto importante per noi non riguarda i prodotti come eh, i nuovi prodotti del tabacco come le sigarette a tabacco riscaldato o le sigarette elettroniche eh, però voglio dare anche la raccomandazione perché è importante eh, adeguare la tassazione di questi nuovi prodotti ehm, anche ad adeguarli alla tassazione all'onere fiscale del, dei prodotti di tabacco tradizionali. Per quanto riguarda lo smoking ban, cioè i divieti di fumo nei locali pubblici, abbiamo la legge Sirchia, otteniamo un, un voto di 18 eh, su 22, quindi abbastanza buono. Abbiamo la legge Sirchia che ci aiuta molto. E, cioè nonostante ancora più del 10% dei non fumatori dichiara di essere esposto giornalmente al fumo passivo e quindi dovremmo cercare di fare eh, applicare queste leggi magari eh, ancora meglio e bisogna estendere anche ai pro, nuovi prodotti eh, eh, sigarette elettroniche e tabacco riscaldato questi, queste leggi. In questi divieti. Eh. Allora finanziamenti per eh, il, il eh, finanziamenti per le campagne pubbliche eh, informative eh, abbiamo otteniamo come si può vedere zero punti devo dire come tutti anche come molti altri stati però del, dell'Unione Europea o dell'Europa otteniamo 0 punti su 10 c'è molto da fare pensate che nel 2020 sono stati dati in Italia sono stati eh, forniti soltanto 60.000 euro come investimento, come finanziamento per campagne informative pubbliche sul, sul FU. Quindi que, questo ci fa capire che c'è ancora molto margine diciamo, per, di miglioramento. Um, e oggi, ironicamente, il, eh, chi, ha, forni, chi fornisce più finanziamenti anche per campagne informative è proprio l'industria, sono proprio le compagnie del tabacco. Per quanto riguarda la pubblicità dei prodotti di tabacco abbiamo delle leggi che funzionano per il tabacco tradizionale, ma i nuovi prodotti di tabacco non sono coperti da queste leggi nazionali e pertanto abbiamo una promozione anche per esempio nei social network, non abbiamo un controllo effettivamente delle pubblicità. Attive e passive eh, de, del, de, o dirette e indirette, diciamo meglio, eh, dei social network ehm, di questi soprattutto dei nuovi prodotti. Quindi c'è un urgente bisogno di estendere i, i, i divieti eh, per del, della pubblicità anche a questi nuovi prodotti. Eh, poi vabbè, il eh, pacchetto potrebbe essere come in altri stati, in molti altri stati, per quanto riguarda eh, l'etichettatura le, dei pacchetti otteniamo un punteggio di 5 su 10, quindi siamo a metà, insomma, perché effettivamente abbiamo l'etichettatura, le, cioè abbiamo le avvertenze di salute nei pacchetti che coprono il 65% del pacchetto, come si può vedere, ma in alcuni paesi c'è il pacchetto generico, il plain packaging. Che eh, non consente, cioè che eh, diciamo rende i pacchetti e, e anche il fumo meno attra attraente per i più giovani. Questo è stato dimostrato. E infine parliamo dei trattamenti per la cessazione. Noi otteniamo come adozione di questa di questa eh, strategia 6 punti su 10 perché abbiamo i centri antifumo, perché abbiamo a disposizione alcuni farmaci che eh, funzionano, che sono efficaci per la cessazione o anche eh, in centri antifumo la, 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 che viene, vengono forniti dei trattamenti psicologici che aiutano il fumatore a smettere di fumare. Però eh, devo dire che ehm, non abbiamo il rimborso dei farmaci o di, di, di questi trattamenti psicologici che invece esiste in, in Inghilterra per esempio o anche in Romania o in Spagna il rimborso per questi, per questi prodotti. Eh, noi abbiamo oggi la citisina che, eh, che è molto economica, costa molto poco, tra i 10 e i 30 euro per l'intero trattamento. Quindi questa, eh, questo, questo eh, farmaco galenico, la citisina che noi abbiamo poi anche con eh, uno studio di Pastorino dell'Istituto Tumori abbiamo anche mostrato essere molto efficace eh, come, trattamento, come, come trattamento per la cessazione potrebbe essere eh, dato e rimborsato anche dal Servizio Sanitario Nazionale. Questa è una cosa che noi ci vogliamo promuovere. In, in conclusione, la tobacco scale, il report del Tobacco Control Scale per l'Italia conclude con questa semplice frase. Non ci sono reali novità da riportare dal 2005, quindi dalla legge Sirchia, eccetto il fatto che le lobby del tabacco sono ehm, molto attive, molto forti in Italia per promuovere i loro prodotti a tabacco eh, riscaldato. Come possiamo vedere il rank, eh, quindi la posizione dell'Italia rispetto agli altri paesi europei è eh, crescente, quindi vuol dire che qua noi eravamo virtuosi nel 2005, eravamo ottavi su 30, quindi nel primo terzile, quantomeno, quindi era, ehm, eravamo dei, un paese virtuoso e ormai siamo a metà classifica 18 su 37. Devo dire che le nostre voci si apparivano essere state ascoltate, appaiono essere state ascoltate perché il ministro Schillaci effettivamente eh, quando è, è entrato al cioè Ministero, la prima, eh, la prima iniziativa che ha voluto, il primo impegno che ha voluto prendere è stato proprio quello di una stretta sul fumo e di vietare anche all'aperto, eh, se ci sono dei bambini, eh, il fumo e al chiuso anche vietare le sigarette elettroniche, il tabacco riscaldato queste erano le proposte di Schillaci noi abbiamo molto eh, abbiamo fatto un endorsement abbiamo supportato molto queste proposte ha parlato anche Schillaci del, di una generazione libera dal tabacco. In realtà tutte queste eh, proposte eh, diciamo, sono molto allineate con la nostra proposta dei cittadini europei. Questa è una proposta dei cittadini, è una iniziativa dei cittadini europei che vuole eh, ottenere un'Europa libera dal tabacco entro il 2030. Um, eh, è un'iniziativa per cui noi del Mario Negri siamo i, i coordinatori a livello per l'Italia, ma in realtà è un'iniziativa internazionale. Abbiamo ehm, sviscerato sei punti in particolare che per noi sono fondamentali. E I punti, vabbè, adesso non li guardiamo tutti nel dettaglio, ma eh, sono finalizzati, ad, eh, cioè, sono focalizzati. Eh, sui giovani, eh, per salvaguardare i giovani e per salvaguardare in particolare l'ambiente. Il punto più importante è quello eh, che riguarda la generazione libera dal fumo, quello che è già legge in Nuova Zelanda. Infatti eh, noi vogliamo dare fine eh, finalmente al, alle vendite dei prodotti di tabacco e prodotti contenenti nicotina. Per tutti coloro che sono nati dopo il primo gennaio del 2010, questa è la nostra proposta. E non è facile perché servono un milione di firme in tutta l'Unione Europea per, eh, per poi procedere. Adesso vi spiego che cosa vuol dire procedere. In realtà, se eh, dobbiamo ottenere entro il 15-16 il gennaio del 2024, quindi abbiamo ancora un po' di tempo, ehm, un milione di firme e almeno 54 mila in Italia. Eh, dobbiamo comunque eh, aumentare questo numero anche in Italia e nel caso in cui dovessimo ottenere questo milione di firme, una volta validate, eh, una volta validato questo numero di firme, Ehm, la Commissione europea si deve impegnare a trasformare questa nostra proposta in, eh, in un'iniziativa politica quindi, e deve proporre, fare una proposta al Parlamento europeo che probabilmente noi vogliamo che sia una direttiva europea basata su questi, su questi eh, temi. Quindi abbiamo oggi una, una concreta possibilità di cambiare le cose in Europa ed è bello che venga dalla, dai cittadini europei eh, questa, questa proposta e questa iniziativa. E quindi io vi, vi posso solo ringraziare per l'attenzione e esortare a firmare in, a questo sito specifico. Vi ringrazio. Grazie. Grazie a Silvano Gallus dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e eh, per informazioni legatumori.me.it slash giornata senza tabacco, informazioni anche appunto sulla petizione da firmare. Servono 54.000 firme italiane, un milione in Europa, entro il 15 gennaio del prossimo anno c'è tempo e quindi noi continueremo a, a batterci anche per questo. Siamo Dato, ehm. credo che sia acceso eh. ah, ok eh, no, ringrazio molto la, 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 la Lilt per avere supportato e per promuovere questa iniziativa è veramente importante se dovessimo davvero raggiungere il milione di firme sarebbe, potrebbe cambiare qualcosa davvero Sono, siamo molto certi di questo, oggi sappiamo con l'esempio della Nuova Zelanda che è possibile e perpetrare questa strada, insomma andare avanti per questa strada. Grazie. Siamo volevo, arrivati. Sì, scusate, volevo aggiungere una cosa al proposito. L'ILT, l'ente pubblico, ha 106 associazioni provinciali, ognuna ha migliaia di, di soci. Solo la Lombardia credo che arrivi a 50.000, che sarebbe break even delle firme richieste all'Italia per cui quello che io proporrei al nostro presidente è di pubblicizzare molto Apple. di più perfetto <ride> grazie benissimo allora eh, stiamo andando un po lunghi speriamo di, di, di riuscire a, a concludere tutto senza essere sfrattati ma credo che saranno generosi con noi eh, siamo veramente arrivati al cuore di questo evento e guardiamo con attenzione lessons from the future uno sguardo al futuro per non mandarlo in fumo Mi pensare come sarà la mia vita e quindi sperare in sogni o addirittura provare a realizzarli. È stato diventare un pilota di Formula. 1. Cosa volevo fare da grande? Quando me lo chiedevano da bambino, dicevo quello ricco. E, e quindi io sognavo di essere tipo Elon Musk di Bovisimo Asciago. E magari lo divento anche. Il canto è sempre stata una passione, ma cioè il fatto di diventare medico è proprio il mio obiettivo di vita. Io sono tantissimo per il cambio vita. Sarei capace anche di laurearmi in medicina, fare il medico per dieci anni e poi arrivare a dire voglio prendere la laurea per scrivere e fare per dieci anni solo scrittura. Mi piacerebbe diventare un'attrice di teatro però. Io mm, vorrei proprio essere felice, vivere appunto un amore antico, quello che c'era mm, un tempo, una volta. Il mio sogno è diventare un musicista. E aprire una mia etichetta discografica. Non lo so che emozioni provo quando suono, tutti i miei brani vengono da, dalla mia vita quotidiana. Scrivevo i pezzi tra una sigaretta e l'altra e li cantavo a mio padre che era malato di Alzheimer perché lo aiutavano a ricordare. Un giorno, però, si è arrabbiato. Mi ha detto: Questa malattia mi porta via il tempo e i suoi ricordi. Ma alla fine mi sono reso conto che lo facevo anch'io. Ogni volta che mi allontanavo a fumare. Il ritmo delle gare è veloce, è impossibile starci dietro. I tempi sono strettissimi, l'essere lontano dalla mia famiglia. Mai un weekend. Gino è iniziato a fumare e i risultati sono cambiati Volevo vivere un grande amore un po' come quelli dei film Lui si è avvicinato e mi ha offerto una sigaretta Io l'ho fulminato con uno sguardo Dopo qualche giorno si è ripresentato Questa volta invece di una sigaretta aveva in mano un girasole Ho sempre avuto idee geniali che non mi hanno mai fatto guadagnare un soldo. Ma chi se ne frega? Le cose importanti sono altre. Io e la mia compagna, ad esempio, non riuscivamo ad avere un bambino. Lei fumava e la cosa assurda, sai qual è? Ho iniziato anch'io. Oggi realizzo il mio sogno. Scriverò il mio primo libro. Perché dal tumore si può guarire. È importante dirlo. Ed è anche un modo per cominciare una nuova vita. Perché posso far vedere lo sfondo del mio cellulare. Questa è una perla eh. <ride> sono io con degli occhiali altamente discutibili e, e, que e quello dopo è, è ancora peggio forse. Sono io con una cicca che faccio una bolla. Poi sono logoraica come pochi a me mi dispiace. Però nel piccolo, magari so fingere che questo non lo dite a nessuno. <ride> questo è un mio grande flex, non so se sapete cosa vuol dire praticamente. Sì, in questo momento due lati della mia personalità si stanno scontrando. C'è il lato artista che mi dice morto a 27, come tutte le leggende. Ho fatto una mini stima io, contando i soldi che dovrebbero servire per arrivare fino in Formula 1 e sono più di 6 milioni. Il pezzo si chiama Memorie. Mi sto già pentendo. Fa così. Fumo sul balcone del mio amico, storie da capogiro che ci raccontiamo ogni mattino su quel pullman ne abbiamo viste tante, troppe memorie da scordare fra frasi ininterrotte, forse dovrei staccare, ma sono ancora giovane, mio padre guarda il calcio mentre io continuo a scrivere. Voglio dare un bel futuro ai miei figli. Magari non ne faccio, non me ne frega un cazzo quindi. Non auguro la morte, solo il fallimento a quello che mi minaccia di morte perché non ha cervello. Mi chiedo quando il cielo sarà più blu. Stavolta non chiudo la rima, fallo. Tu. Esatto. <ride> Lessons from the future. Invito tutti i ragazzi. Dell'istituto a venire qua sulla gradinata del, del nostro piccolo palco, i ragazzi dell'Istituto Superiore Iris Versari di Cesano Maderno. Bravi, bravissimi. Sulle. No, no seduti. E invito anche Alice Ravetta, che è la copywriter di TBWA Italia, che ha seguito questo progetto. Veramente. Molto molto bello, quindi lascio ad Alice la conduzione di questo piccolo talk. Grazie di essere qui, volevamo raccontarvi un po' quelli che sono in retroscena della nostra campagna, prima poi di lasciare la parola ai nostri protagonisti, ai nostri ragazzi. Siamo partiti, come avete visto dal video, da un dato, anzi da un'età che è 13 anni, è un'età che ci ha molto colpito perché, insomma, mi piace pensare di non essere tanto più grande di loro, ma ai miei tempi, e eh, già mi sono smentita subito con questa, con questa frase, ai miei tempi, eh, come un po' ci hanno detto anche questi dati, si iniziava, per quella che è la mia esperienza, a 15-16 anni, e quindi 13 è stata, è stata una bella botta, e volevamo raccontare proprio questa, questa potenza, di, di questo numero, di questo dato, ma attraverso una storia. Ed ecco qui insomma un po' che è nato, è nato questo importante progetto, anche perché quest'anno avevamo un messaggio importante da, da dover dare, da dover comunicare, non solo convincere a eh, smettere di fumare, ma proprio non iniziare eh, per creare un futuro libero da, dal fumo, dove i sogni non sono più toccati dal, dal tabacco. E, e per fare questo, se dobbiamo cambiare il futuro, dobbiamo farlo con chi eh, può scriverne uno nuovo, con chi lo può immaginare da, da oggi, chi ha la responsabilità di poterlo cambiare, quindi i nostri, i nostri, i nostri ragazzi, e, a cui tra poco darò la parola. Ma dopo aver individuato che cosa dire, cioè questo messaggio importante, e a chi inviarlo, quindi alle nuove generazioni, ma in generale a tutti quelli che fumano o anche che non fumano, eh, dovevamo trovare un linguaggio per poterlo comunicare. Non potevamo scegliere quello dei giovani, perché ai loro occhi saremmo sembrati solo più boomer, come ci ha tenuto Pietro. Grazie Pietro. A sottolineare all'interno del video. Eh, e quindi abbiamo scelto quello delle emozioni, non del dato, il dato sarebbe stato ancora freddo. Uh, volevamo regalare a loro un'esperienza, un'esperienza che gli potesse far riflettere, ma attraverso la pancia, attraverso una sensazione, un'emozione. Ed è quello che emerge un po' da questo video, le loro sensazioni, le loro emozioni autentiche nel momento in cui hanno incontrato il loro sé fra 30 anni. Ma perché fargli incontrare se stessi fra 30 anni? Durante l'intervista una cosa ci ha colpito molto di loro, tutti molto razionali, tutti molto sicuri di quello che volevano essere, diventare meno sognatori di quello che ci immaginavamo. Per riuscire, insomma, a tirar fuori i grandi sogni ci abbiamo messo un po' di domande, ma tutti assolutamente responsabili e convinti che sì, il fumo fa male. Ma alla domanda, pensate che il fumo possa in qualche modo condizionare i vostri sogni, il raggiungimento di quello che ci avete raccontato, la risposta è stata no. Quindi l'adolescenza, il contrasto totale, si fa male, ma no, non impedirà ai nostri sogni di realizzarsi, magari a causa di una malattia di un amico, di un conoscente, di un familiare, o perché no, come abbiamo sentito, c'è la possibilità che sia proprio la nostra. E allora quel futuro dovevamo farglielo vedere, dovevamo farglielo incontrare per convincerli a cambiarlo. E quindi ecco perché abbiamo voluto raccontare queste storie, le loro possibili storie. Fra, fra 30 anni, e speriamo che in questo modo insomma li abbiamo convinti a diventare a cambiare questo futuro e diventare la prima generazione smoke free affinché nessun sogno, appunto, possa essere toccato dal, dal tabacco. Ma adesso io lascerei, insomma, la parola ai ragazzi. Noi abbiamo fatto tante chiacchierate in questo, pro, in questo progetto. Questa è la nostra ultima, solo noi. e una cinquantina di, di persone qua, eh, e magari inizierei a chiedervi come, qual è stata la motivazione per cui avete voluto partecipare insomma, a, questo, a questo progetto. Allora, eh, io ho deciso di partecipare a questo progetto perché pensavo che eh, poteva essere una bella esperienza e in generale a me è sempre interessato il mondo comunque del fumo o del futuro e dei sogni, ed è stata una bellissima esperienza, infatti la rifarei centomila volte, e niente. Grazie. Eh, ecco. eh, anche io, come ha già detto la compagna, eh, rifarei questa esperienza moltissime volte perché è stato molto bello conoscere persone provenienti, da parti molto diverse, sia dal punto di vista sociale che magari anche dell'Italia, boh. eh, con origini molto diverse e desideri anche molto diversi, che spero per loro si realizzeranno tutti, compreso il mio. Eh, okay. Grazie. Magari Pietro, raccontaci cosa, cosa ti ha lasciato questa esperienza. Se dovessi dire qualcosa che ti rimane. Impresso nella memoria, magari un messaggio o quello che hai vissuto, cosa, cosa ti porterai a casa da questo, da questo progetto? Allora, di questa esperienza mi è piaciuto tutto, cioè, <ride> non, non, mi è piaciuto veramente molto, il, avevo paura fosse una un'intervista della serie Hai mai fumato? Sì, no, e così all'infinito per dire tipo lo sai che il fumo fa male cioè, però l'avete detto in una maniera diversa che è molto bella come cosa Pietro ci sottovaluta sempre sì. <ride> e comunque cioè, è stato bello conoscere persone che andavano nella mia stessa scuola ma che magari non avevo neanche mai visto e avere degli amici in più anche non... cioè è veramente una bella esperienza, la, la rifarei sicuramente sì. Noemi, Noemi, raccontaci un po', vi abbiamo secondo te un po' convinto a diventare a essere un po' i precursori di questa generazione smoke free un pochino, vi abbiamo insomma stimolato a riflettere? Sì, secondo me sì, perché alla fine il progetto era presentato cioè, molto in modo tanto giovanile, comunque con cose che potevamo cioè potevano essere parte di noi, non solo dal punto di vista teorico, quindi magari con i dati o con eh, quello che si deve o non si deve fare, ma proprio sul ragionamento su noi stessi, su quello che vorremmo fare, su quello che dobbiamo fare per ottenere i nostri sogni, per riuscire a um, realizzarli. E una di queste cose appunto è non iniziare a fumare, pensare sempre alla nostra salute. C'è stato molto un, più un ragionamento che una presentazione di dati o un argomento concreto. Ok, grazie. Ora siete un po' i testimonial di questa importante campagna e questo messaggio che vogliamo comunicare. Cosa magari cosa pensate di realizzare nel, nel vostro piccolo, concretamente ogni giorno, per poter portare avanti questa missione e questo messaggio? Ad esempio Biagio, io so che tu in qualche modo già ci sei riuscito, vuoi raccontare cosa sei riuscito a fare anche solo nella tua famiglia, insomma. Bah, semplicemente nel piccolo sono riuscito ad aiutare mio papà a smettere di fumare. E oh. Ovviamente non è stato semplice perché questa è una dipendenza, però piano piano, dopo lunghe litigate, eh, ci sono riuscito e, e questo mi rende fiero anche di mio padre perché è riuscito a smettere di fumare. Viaggio ci ha raccontato che una volta ha buttato appunto il pacchetto di sigarette del papà nel bidone dell'umido ed è stata una delle famose litigate perché ha dovuto poi asciugarlo con il phon ma non è servito, non è servito a niente e invece Mattia il nostro artista magari Eccomi. visto che i tuoi brani... I tuoi brani ci cioè hai detto no, che partono da quello che vivi, dalla tua vita quotidiana. Magari scriverai qualcosa anche su questa esperienza per poterla raccontare a, in modo diverso, con un linguaggio diverso, col tuo linguaggio, a, ad altri ragazzi come te per portare avanti questa importante causa. Assolutamente. Vabbè, come, si, <ride> come si è sentito dal backstage, come si è visto, io sono un fumatore. E, ho deciso comunque di partecipare a questo progetto per avere un eh, altro lato della medaglia, ma allo stesso tempo essere pro a questa causa, perché io ho, mh, ho cominciato come, come tanti si visto da, dai grafici, ho cominciato per i miei amici. Mi, hanno, mi sono sempre sentito escluso, non dai, dai miei amici più, più grandi, ma da, mh, eh, dal gruppo in generale. Esatto, grazie. E, Iniziando a fumare mi sono sentito parte, quando poi ho capito che è stata una brutta idea, insomma avevo già iniziato da, da tempo. E, assolutamente scriverò qualcosa su questo progetto, perché piano piano ehm, sto iniziando a cambiare anch'io, grazie a voi, grazie a tutti. Mm -hmm. e tutto qui, grazie. <ride> yeah. Gianluca Alessandro, volete raccontarci insomma, la vostra, anche voi una vostra opinione? Cosa, cosa, avete, cosa avete provato durante questo, questo progetto? Sì, eh, sicuramente, non so. <ride> eh, sicuramente ci siamo divertiti, io eh, diciamo, parlo di me personalmente, che mi sono molto divertito soprattutto... Eh, perché ho fatto una cosa che volevo fare, che mi interessava molto fare con, eh, con anche dei compagni della mia scuola, eh, magari qualche compagno della mia classe. Eh. Quindi porterai eh. questo messaggio insomma, sì, anche nelle altre classi e tu con tutti quelli che conosci. insomma sì. Va bene. Grazie mille, noi vi ringraziamo ancora molto per essere stati parte di tutto questo, per averci fatto vedere. Ah sì avvicinarsi ai suoi ragazzi, dirigente dell'Istituto Superiore ai Risversari. Mi è parso di capire che l'esperienza, anzi sicuramente questa è stata trasversale tra indirizzi e le varie classi, quindi sì. non si conoscevano tra loro. No, non no, non abbiamo tutti. fatto una sorta di campionamento eh, per eh, tutti della stessa età, ma provenienti dai diversi indirizzi presenti all'interno dell'Istituto e anche diverse origini. Eh, una diversa provenienza geografica degli, degli studenti, in modo che si potessero confrontare su questo tema anche tra di loro. È eh, un tema che è particolarmente importante, sentivo oh, prima eh, dell'intervento del Presidente rispetto all'introduzione nelle scuole dell'educazione alla salute che in realtà già c'è. Eh, per chi eh, come me ha diverse primavere sulle spalle ricorderà i tempi in cui gli insegnanti fumavano in classe. Io appartengo alla generazione che ha avuto gli insegnanti che tranquillamente fumava in classe, e adesso siamo in grado di trasmettere ai più giovani il rischio a cui siamo stati sottoposti noi da questa pessima abitudine che avevano i nostri insegnanti. E se siamo qui a raccontarlo vuol dire che siamo stati anche fortunati perché nonostante l'esposizione a questo rischio siamo ancora in vita. È importante che passi questo messaggio tra i ragazzi. Eh, non debbono iniziare a fumare. È importantissimo. Strumenti ne abbiamo perché abbiamo nei vari piani triennali dell'offerta formativa, eh, moduli di educazione civica e tutto quello che volete sia eh, percorsi di educazione alla salute, sia i corretti stili di vita. Ma è fondamentale che a gran voce da tutte le agenzie educative, non solo dalla scuola, dalla famiglia come prima agenzia educativa, dalla scuola, dalle associazioni sportive si elevi a gran voce proprio, non iniziate a fumare, perché poi smettere diventa difficile. Può essere difficile, non è impossibile, ma può essere difficile, in modo da realizzare i vostri sogni. I sogni che ci avete illustrato con questo, oh, questo video, i sogni che alcuni ragazzi non riescono a realizzare. Ehm, per problemi di salute non necessariamente legati al fumo. Ringrazio tantissimo la LILT che ci ha invitato a questo oh, progetto, che abbiamo accettato. E eh, consentitemi solo di ringraziarla per la vicinanza che abbiamo sentito della LILT perché nel nostro istituto nel mese di dicembre è venuto a mancare uno studente di 17 anni per una grave malattia che in pochi mesi, in due, tre mesi, lo ha portato via e lo sgomento che noi abbiamo ehm, avuto di fronte a questo, a questo evento ci ha portato a fare ulteriori riflessioni sul tema della salute e quel delirio di onnipotenza che normalmente gli adolescenti hanno è stato un po' messo in discussione si può morire anche da giovani e non riuscire a realizzare il proprio sogno. Quindi l'invito a tutti i ragazzi giovani eh, di 15-16 anni, l'età che hanno i nostri studenti al primo anno delle scuole superiori, è proprio quello di pensare al futuro come un sogno da realizzare. E siccome la salute è il bene più prezioso che una persona possa avere, di non comprometterla con delle scelte che possono essere evitate. E quindi il mio invito e la mia lotta, mia, della mia vicaria, dei miei collaboratori, faccio multe a tutto spiano, nei cortili, nelle classi, nei corridoi, è, è proprio quello di non iniziate a fumare perché sicuramente non mettete un'ipoteca su un sogno che noi tutti ci auguriamo voi possiate realizzare. Grazie. Grazie a Maria Grazia Di Battista, dirigente dell'Istituto Scolastico Iris Versari di Cesano Maderno, a tutti i suoi ragazzi, grazie davvero Alice Ravetta. Grazie della TBWA Italia per averli accompagnati e guidati in questo progetto che li ha davvero evidentemente entusiasmati. Tra l'altro davvero un ottimo esempio questo di collaborazione della LILT Milano Brianza sul territorio con le scuole e con naturalmente l'aiuto dei creativi, eh, boomer o non boomer, poi alla fine <ride> loro sono emersi in tutta la loro genuinità e quindi siamo, e naturalmente immagino che il video sia condivisibile giusto ovunque, lo possiamo divulgare ovunque, nelle scuole, si può fare questa cosa credo, no? È un video che si può pubblicare. Io pensavo addirittura che potremmo anche, visto che lei ha fatto un appello a Valditara, fare un altro appello a Valditara perché il 31 eh, non è lo non è lontanissimo, ma si può fare. Magari eh, possiamo inviare questo video al Ministero dell'Istruzione e vedere se lo può inviare alle scuole per essere visto il, il 31 maggio. Credo che questa sia una cosa che, che si può fare. Io lo farò nella mia scuola, quindi il permesso mm -hmm. ce l'ho, vero, di, mm -hmm. di mandare. Poi magari per il prossimo anno potrebbero davvero essere testimonial nella giornata. Uh, contro il fumo in, in varie scuole, quindi avrete modo di mantenere viva questa esperienza se ne avrete voglia. Grazie ragazzi, grazie, grazie. grazie Alice, Ravetta. Grazie. E andiamo a un altro momento importante del nostro evento, e quindi invito il presidente Marco Loisio a mettersi al centro del palco con un microfono però ne abbiamo un altro, avevamo due gelati qui, credo. Vediamo un po' dove sono finiti. Uno è lì. Invitiamo anche sul palco eh, A2A e Perfetti, perché siamo al conferimento del premio Azienda contro il fumo di Lilt Milano Monza Brianza, come sempre è un momento di staffetta tra Grazie. Perfetti Vamella che ha grazie. vinto questo riconoscimento lo scorso anno e A2A che riceve il premio quest'anno. Grazie, grazie a tutti. Magari devo essere più pomposa in questa cosa, fare un minimo no, di no, suspense, no, non lo so, Ma però... Direi <ride> quella iniziata da Perfetti è stata... Io mi sposto per consentire le, le foto. Prego Presidente. Così. Direi Sono... che veramente una, una cosa molto molto importante. Sapete che noi collaboriamo con Asso Lombarda, siamo molto nelle aziende anche con le nostre unità mobili. Direi che dare premio alle aziende senza fumo, secondo me, per noi è una cosa importantissima come premiamo ogni anno l'Ilt for Women, una donna che ha avuto o esperienze di tumori oppure nel sociale si è impegnato molto in oncologia. Questa è una cosa che noi vogliamo continuare. Faccio una piccola aggiunta a quanto avevo detto perché noi come LILT siamo soci della European Cancer League e eh, abbiamo ottenuto per il 2026 di eh, organizzare, e ringrazio la dottoressa Gian Greco che fa parte del board internazionale, organizzeremo a Milano la European Conference on Tobacco or Health, per cui auguri a tutti noi, io spero che per quel periodo avremo raccolto un milione di firme che al Parlamento europeo avranno dato l'ok. Ok a questi progetti che noi vorremmo portare avanti. Adesso premiamo, credo che sia giusto che io lo dia a Perfetti Volentieri. e Perfetti lo darà due a 2A. Perfetti, come... Samuele Marri e Francesco Di Grazie. Martino e ricevono il premio per A2A Marzia Pranzo, Chiara Tomasi, Plinio Amendola, Alex Riccelli. Grazie. Volete... Non so se volete, volete dire qualcosa. Beh, sicuramente un ringraziamento alla LILT che con questo importante premio ci sprona a fare di meglio, a fare di più, a non voglio dire eh, mai dimenticare quanto è importante l'azione che. All'interno del nostro gruppo io e Chiara come Team Welfare, Alex Riccelli, Paola Cagnazzi come Team HSE, portiamo avanti quotidianamente. Eh, sappiamo mh, che voglio dire, divulgare stili di vita mh, virtuosi eh, e positivi ha come dire, sempre una ricaduta piramidale. Ne raggiungiamo uno, ma per raggiungerne uno sappiamo che avremo una ricaduta su tutte le persone che sono vicine a questa persona che raggiungiamo. E questo ci permette di andare avanti con costanza. Grazie alla Lilt perché poi ci permette di realizzare quello che noi quotidianamente immaginiamo. Ci consigliano e ci permettono davvero di rendere concreto tutto quello che... Uh, in sinergia come team immaginiamo a beneficio di tutte le nostre persone quindi grazie, grazie alla Lilt grazie alla Perfetti che come dire <ride> ci onora e ci passa questo importante testimone grazie Presidente e anche grazie alle nostre come dire future generazioni che ci ispirano uh, per fare sempre meglio loro ci pensano come dire per i loro coetanei, e tocca invece noi pensare per uh, i nostri boomer. <ride> grazie, grazie, grazie mille. Vorrei comunque dare anche a voi la parola. Un anno dopo va tutto bene, non, nessuno ha fatto marcia indietro, perché poi, mh, a volte succede: no, prendo il premio e poi. <ride> no. no, allora, intanto l'azienda non sta facendo marcia indietro, che è la cosa più importante. Chiaramente abbiamo esteso il programma anche in tutta Italia, quindi in tutte le nostre sedi italiane adesso abbiamo sedi no, no smoke, smoking free. E io devo ringraziare particolarmente l'attività di Lilt perché anche oggi abbiamo visto l'effetto che può avere sul territorio partendo e abbracciando vari aspetti. Io personalmente mi sono anche commosso del, dei racconti dei ragazzi perché devo dire che avendo due figli. Vedere come si riesce ad arrivare e come eh, si può incidere positivamente ecco, sulla crescita dei ragazzi è, è un altro tema molto importante. Ecco. Grazie per il vostro impegno, grazie. L'anno prossimo ci ritroviamo per un'altra... Staffetta. Ed è il momento dei ringraziamenti, restiamo in piedi, io e lei presidente, li, li ringraziamo. I partner che hanno reso possibile la giornata mondiale senza tabacco di LILT, Milano, FSI, Etica SGR, Marga, Redax, Per le iniziative contro il fumo realizzate a favore dei loro dipendenti, un grazie a Perfetti Vammelle, Corden Pharma e Da Wheelers per il video, ribadiamo ringraziamento all'Istituto Superiore Iris Versari di Cesano Maderno, l'agenzia TBWA Italia e la casa di produzione The Family. Credo che siamo arrivati al termine, Luisa, non so se tu vuoi salire, non vuoi salire sul palco? Luisa Bruzzolo Lilt, tra l'altro. Fresca di un altro premio. Lo possiamo dire? Come? Fresca di un altro premio, no, perché no, l'ILT no, no, porta premio. bene e poi vogliamo anche dire il 5 per 1000. No, io volevo Lo dire io. L'invito <ride> a firmare la petizione, fatelo perché è davvero molto importante. 56.000 firme in Italia, dai, è uno scherzetto da ragazzi, fatelo tutti. Adesso, adesso prima di andare a casa fatelo. Basta un link e firmare, mettere i vostri dati e firmare la petizione. Grazie. Benissimo, credo che sia tutto. Non ho null'altro da aggiungere. Chiaramente noi ringraziamo Daniela Ducoli che è sempre con noi. È sempre eh, un piacere. Come eh, vedo parecchie associazioni, Fondazione Veronesi, praticamente abbiamo anche loro sono sul campo su queste cose. Siamo tutti, credo, su questo uniti e dobbiamo esserlo, credo che su questa petizione siamo tutti sulla stessa linea. Per cui un ringraziamento a tutti, un appuntamento al prossimo anno 2024, e sicuramente 2026 con la nostra Daniela Giangreco, con Gallus, l'Istituto Mario Negri. Faremo veramente una grande cosa. E speriamo che per quel periodo i numeri cominceranno dei fumatori a scendere. a scendere in maniera drammatica. Beh, prossima edizione avremo anche il bilancio delle firme perché bisogna firmare entro metà gennaio. E quindi noi ci ritroveremo in questo periodo certo. a maggio e speriamo di avere raccolto. Eh, Silvano Gallus non lo vedo più, è lì. Speriamo di aver raccolto queste firme, grazie anche alla territorialità della LILT e delle altre associazioni e fondazioni che si battono per questo. Grazie a tutti.